Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara di domani tra HSL e Dertore Lavagnese. Buongiorno mister. Buongiorno a te e a tutti voi. Allora, abbiamo ricevuto tre domande, iniziamo con la prima. Ci chiedono un tuo parere sulla partita di mercoledì della squadra contro il Casale. È stata fatta una buona gara, secondo me, una gara più che altro di sacrificio, specialmente negli ultimi 10 minuti della partita avevamo più di un calciatore non in condizioni idonee di giocare a calcio, però insomma adesso usare la parola eroi mi sembra forse esagerato, però insomma la squadra a tutti i costi non voleva perdere e si è visto. A proposito di questo, ci chiedono come sta la squadra dal punto di vista fisico, disponibili, squalificati. La squadra sta bene come al solito, c'è un bel clima, quindi questa è l'occasione anche per possano giocare quelli che hanno giocato un po' di meno, quindi anche quelli calciatori insomma che non ci sono, potevano essere stanchi, non è detto che avrebbero giocato questi che giocano adesso. All'andata mister è stata una partita molto dura, abbiamo giocato in 10 un tempo, partita molto maschia, vinta 2-1. Memori anche della partita a Lavagna, che partita ti aspetti domani e che atteggiamento deve avere la squadra? La squadra deve avere un atteggiamento positivo come sempre, perché giochiamo contro una buona squadra. Giochiamo contro una squadra che singolarmente, a legge di nomi, è una squadra formata da dei buoni calciatori. La domanda che ogni tanto mi sono fatto è le motivazioni di questa squadra che è in fondo alla classifica, perché all'andata è stata una delle squadre che ci hanno messo più in difficoltà di tutti. Mister, ti ringraziamo, rinnoviamo l'invito ai nostri tifosi di seguirci anche domani perché abbiamo bisogno di loro. Ci vediamo domani alle 15 allo stadio Fausto Coppi e sempre Forza Dertona. Grazie a voi, buona giornata.